Beh, confidavo perché insomma ho visto qualche giocatore intasato di testa e magari anche giocatori esperti, giocatori che possono e dovrebbero dare un contributo importante in questo momento alla prestazione, però a volte c'è la necessità che insomma il ragazzino più giovane, più sbarazzino soprattutto di testa, magari faccia anche non mi meraviglia che faccia anche queste entrate, queste prestazioni, cerchi anche il gol, e sinceramente ha sfiorato anche il gol poi anche in altre occasioni. Però ecco, ti fa vedere che soprattutto in certi momenti c'è bisogno anche di una di teste sgombre e Bizzotto è uno di questi. Allora, ascolta, l'hai messo dentro più la disperazione, tra virgolette, di due attaccanti in questo momento sono un po' più giù come Coraggi e Stanco, o perché credevi più al ragazzino? Beh, diciamo che Bizzotto è 2 mesi si sta allenando con noi, quindi non è che l'ho preso dalla primavera e poi così, vabbè, tiriamo fuori dal cilindro. È un giocatore che io lo vedo ogni giorno, lo sto vedendo, è 2 mesi che si sta allenando solamente con la prima squadra, per cui qualcosa fa vedere, qualcosa, e quindi si sa, lui è uno che magari vede la porta e ti ripeto, e la sua qualità in questo momento, una delle sue qualità è proprio che non ci pensa tanto rispetto agli altri. Senti, mi sto facendo raccogliere a te una delle cose che non mi piacciono nulla, però mi domando, un uomo esperto come te, non si accorge che un giocatore come il Coralli non è in condizione fisica durante la settimana? Ma chi l'ha detto questo? No, vista la partita oggi, Coralli ha dato l'impressione di non essere in condizione. E Sgriglia mi sembrava, vista la domanda, fuori posizione nel primo tempo, nel secondo quando era messo centrale, mi è sembrato un Cittadella più energico, più bello da vedere. La domanda che ti faccio, non hai notato durante la settimana che Coralli poteva essere stanco da questa partita? Assolutamente no, assolutamente no. Io credo che poi è tutta la settimana che proviamo questo modulo, quindi un 4-4-2 con Girini laterale, un 4-2-4, chiamatelo come volete, e con Rombo. Quindi è tutta la settimana, noi potevamo partire con Rombo, potevamo partire col 4-4-2, quindi se non si partiva in un modulo poi magari si poteva cambiare, questo lo sapevamo. Io non lo so, non credo che sia solamente adesso una condizione fisica su qualche giocatore, come hai detto te, perché io li vedo durante la settimana. Se uno non ha condizione fisica, soprattutto in queste ultime partite, magari non gioca, non parte assolutamente. Ci può essere un aspetto mentale in questo momento che magari pesi una situazione o uno non riesca a esprimersi. Può capitare anche a un giocatore di 30 anni. Non è solo una questione, ecco, voglio dirti solo che non è solamente una questione fisica, a volte magari uno magari fa fatica, oppure uno che sente tantissimo in questo momento magari non riesce a esprimersi. Io lo vedo il giocatore durante la settimana anche a livello fisico, se uno cammina durante la settimana vedrai che a domenica non lo faccio partire.